Io sono Maurizio Gallo, sono stato il direttore della riserva naturale Tevere Farfa dal 1982 fino al 2004 e parliamo proprio della riserva naturale Tevere Farfa. Un po' di storia di quest'area protetta. Nel 1970 a livello internazionale l'Iran si stipulò una famosa convenzione che tutelava le zone umide a livello internazionale. Zone umide che rappresentavano un elemento importante dal punto di vista del patrimonio naturale del mondo e che rappresentavano un punto di riferimento per le migrazioni degli uccelli acquatici nei periodi di svernamento e nei periodi di riproduzione. E questa piccola riserva, allora erano pochissimi ettari perché veniva compreso soltanto il lago, la zona che si era praticamente formata successivamente alla costruzione della diga sul Tevere, la diga di Nazzano, in località Meana, e che aveva creato un bacino di carattere fluvio-lacustre artificiale. Nel 1977, prima ancora che la Regione Lazio si facesse la prima legge quadro sui parchi e le riserve naturali, già il piccolo lago di Nazzano era stato inserito per volontà del Comune e del WWF nell'ambito delle zone protette e dove esisteva il divieto di caccia. Quindi già aveva un minimo di protezione, tant'è vero che si chiamava Oasi di Protezione Naturalistica di Nazzano, Lago di Nazzano. Nel 77, dopo la prima legge quadro che la Regione Lazio fece sulle parchi naturali e sulle riserve naturali, successivamente nel 79 fu istituita la riserva naturale Tevere Farfa, che comprendeva non soltanto il Lago di Nazzano, ma anche parte dell'assa fluviale del Tevere fino a raggiungere le zone dell'area di Torrita Tiberina, del comune di Torrita Tiberina. Quindi si venne a formare un territorio protetto che comprendeva parte del territorio del comune di Torrita Tiberina e parte del comune di Nazzano. La cosa interessante, proprio in quel periodo, che era un periodo molto conflittuale sulle problematiche relative alla tutela ambientale, in modo particolare sulle problematiche dei vincoli che potevano ovviamente nascere nelle istituzioni di parchi e di riserve naturali, è che la Regione Lazio decise di fare in modo che la gestione di queste aree protette, siano essi parchi o siano esse riserve naturali, venisse affidata istituzionalmente a dei consorzi di comuni oppure ai comuni. Questo rappresentava un elemento importante, perché così l'istituzione, il comune, quindi di fatto la rappresentanza istituzionale sul territorio e gli stessi cittadini erano partecipi indirettamente di quella che era la gestione del territorio protetto e tutelato. Quindi nel 1979 la Regione Lazio, con la legge numero 21 di aprile, istituì la riserva naturale Tevere Farfa, che comprendeva un consorzio di comuni tra il comune di Nazzano e il comune di Torrita Tiberina. L'istituzione quindi comunale, i cittadini che attraverso i loro rappresentanti, sindaci e consigli comunali, erano coloro che gestivano il patrimonio dal punto di vista ambientale dei due comuni, patrimonio che era comunque un patrimonio di carattere internazionale, perché in realtà era già stata inserita, come avevo già detto precedentemente, nella zona umida di importanza internazionale. Questa è la storia cosiddetta amministrativa, importante per la semplice ragione che in quel periodo la possibilità che i cittadini potessero essere direttamente interessati alla gestione del patrimonio ambientale dei loro comuni, dei loro territori, era fondamentale perché rappresentava un orgoglio di identità da un punto di vista della loro storia, da quello che rappresentava. Da un punto di vista ambientale, la storia nasce nel 1950. In realtà la costruzione della diga in località Meana, nel comune di Nazzano, e che fu costruita proprio per esigenze di carattere idroelettrico, aveva rappresentato un elemento importante dal punto di vista ecologico. Si interrompeva il corso fluviale del fiume Tevere e si creava così un lago, o meglio, un ecosistema di carattere fluvio-lacustre.
per la semplice ragione che il rallentare della corrente e il fatto che le acque del fiume inondassero le aree circostanti rappresentava un ecosistema da un punto di vista fluvio-lacustre. Fluvio perché? Perché di fatto comprendeva anche un'area di carattere fluviale, tutta la parte del Tevere, che in qualche modo aveva allargato il suo alveo e aveva rappresentato un ecosistema di particolare importanza. L'effetto anche da un punto di vista climatico del lago, e quindi aveva creato una vegetazione che, al di là di quelle che erano le tipiche vegetazioni di carattere sfondale legate a, diciamo, cosiddette foreste, cosiddette fluvio-lacustri, aveva rappresentato anche un clima di carattere mediterraneo che era caratterizzato da dei pendii, da quelle che erano delle formazioni di carattere forestale tipicamente mediterranee, querce, lecci, da un punto di vista il siliquastro che caratterizzava in qualche modo le aree con questa sua fioritura di carattere rosa. Tutte le zone circostanti erano rappresentate da roverella, lecci, tutte specie tipicamente mediterranee che rappresentavano un habitat importante non soltanto da un punto di vista dell'avifauna di migrazione, ma anche da un punto di vista della fauna che era già presente sul territorio, cosiddetta fauna di carattere autoctona. L'unico elemento che non era autoctono era rappresentato dalla cosiddetta nutria. La nutria era un cosiddetto che veniva dai locali identificato come il castorino. In realtà era una specie che era stata inserita nel contesto laziale e anche nel contesto italiano, perché era una specie che veniva utilizzata a scopo puramente di pelliccia e quindi di conseguenza erano state create, proprio perché era una specie tipicamente fluviale, dei gabbioni, delle gabbie e degli allevamenti lungo le sponde fluviali. Probabilmente qualche piena del Tevere aveva in qualche modo interferito sulla funzionalità di questi allevamenti e la specie si era distribuita non soltanto lungo il Tevere ma anche tutte le fasce di carattere fluviale circostante e aveva rappresentato una cosiddetta caratterizzazione non autoctona della specie presente sul territorio. La specie è facilmente adattata, non essendosi predatori naturali, di fatto veniva predata soltanto in fase giovanile da volpe, ma soltanto dalla volpe, in realtà fondamentalmente ha colonizzato tutta l'area in maniera abbastanza preponderante. Si nutre essenzialmente di cannuccia, per cui di fatto essendo un animale che si adattava facilmente al tipico ambiente o habitat che si era creato, un ambiente che aveva creato la stessa struttura della diga e quindi ampi canneti, le quali invece ritrovavano rifugio sia da un punto di vista del periodo di svernamento e sia da un punto di vista dei periodi di passaggio che raggiungevano le aree di nidificazione gran parte delle specie acquatiche che erano presenti sul territorio. Specie che tra pezzi oggi hanno anche nidificato all'interno di questo territorio, quindi dal 1982 a oggi sono state un'evoluzione dal punto di vista della presenza di alcune specie acquatiche, per esempio l'airone cenerino e altre specie di ardeidi, che hanno creato nella zona in prossimità della diga delle vere e proprie garzaie. Garzaie miste in cui ci sono ovviamente specie diverse che colonizzano questo territorio. Successivamente, con l'applicazione della legge 29 del 97, che era l'adeguamento della legge regionale sui parchi e le riserve naturali, successivamente alla legge nazionale sulle aree protette, veniva istituito istituzionalmente un ente di gestione del parco. Ente di gestione che era rappresentato da un presidente, da un consiglio di amministrazione e tutta la parte cosiddetta istituzionale, cioè legata di fatto al territorio, è rappresentata dalla comunità del parco.
comunità che comprendeva i sindaci territorialmente competenti territorialmente all'area protetta, le province, eventualmente ove necessario, comunità montane, eccetera. Questa trasformazione crea un ente di gestione più complesso, più articolato e in qualche modo rappresenta oggi la struttura portante di tutte quante le aree protette della regione Lazio. Proprio parlando di avifauna acquatica e quindi anche di quelle che sono le specie di migrazione, anatidi, ardeidi e altre specie che utilizzano queste zone umide sia nei periodi invernali che nelle aree produttive, tutta quell'area che vedete è la zona antistante la diga di Nazzano ed è un'area che è stata colonizzata proprio da queste specie di migrazioni, creando un'enorme garzaia che sta in quell'area, che è un elemento che da un punto di vista della qualità ambientale, dell'importanza anche da un punto di vista ecologico, rappresenta un elemento estremamente notevole e anche di valenza da un punto di vista ecologico. È chiaro che il problema che sia l'amministrazione di Nazzano, sia l'amministrazione di Torrita, l'amministrazione della riserva, la stessa Regione Lazio ormai da anni, dal 1990 che si parla di istituire un parco fluviale del Tevere, proprio perché questo parco fluviale rappresenterebbe un asse portante dell'area di migrazione. Al di là delle aree di migrazione o delle vie di migrazione che sono quelle tipicamente costiere, il Tevere rappresenta una via di migrazione interna e che dà la possibilità proprio di sosta a questi migratori acquatici che percorrono queste aree per raggiungere le zone nel periodo invernale, le zone del sud, del nord e del sud Africa e al ritorno nel raggiungere le aree di nidificazione che sono all'interno di quelle che sono i paesi europei. Questo parco fluviale è l'auspicio per creare un importante parco fluviale interregionale, per creare un'area protetta di importanza internazionale che può avere una valenza sia da un punto di vista di sviluppo socio-economico dei paesi che ruotano intorno al fiume Tevere, sia da un punto di vista ambientale come qualità della vita di chi di fatto vive su queste sponde fluviali.